Salve a tutti, friends, al vostro Supercorris, eccoci qua, ragazzi, mezzanotte, possiamo provare Formula 1-23, abbiamo aspettato mesi, 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 andiamo a vedere un po' com'è il gioco, andiamo a capire. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, ragazzi, andiamo sull'audio. Allora, andiamo a vedere l'audio. Leviamo la musica, così ce l'abbiamo subito dalle balle, perché sennò poi è un problema. Allora, ragazzi, il gioco lo trovate già in offerta sul nostro canale delle offerte Supercorris, offerte Amazon, quindi già lo trovate in offerta da ieri. Quindi partiamo, andiamo a vedere un po' qua. Breaking Point, carriera, Formula 1 World, multiplayer, locale. Andiamo su Formula 1 Diamo il World. benvenuto in F1 World. Un via giocando otterrai potenziamenti da strada Sì, facendo. dai, l'hai Potrai capito, completare su. il quando vuoi iniziare il tuo viaggio in F1. Allora, andiamo a gioca. Facciamo un Grand Prix. Prima prova la facciamo sempre a Imola. Vi ricordo che nei prossimi giorni lo proveremo su PS4. Anzi, vediamo un po' le macchine. Bella. Bella la Ferrari. Questo c'ha ancora le pance, quelle Farlock. Vabbè, le macchine le vedremo poi più avanti, ragazzi. Le proveremo tutte quante, come al solito. Andiamo a provare la Ferrari. Leclerc, Imola. Allora, aiuti. Medio. No. Cambio. Manuale. No, no. Assistita. No, i freni antiblocco, sì. Da posto. Diamo un po' una difficoltà. Come si fa a mettere la difficoltà? Eccola qua. Partiamo con un 75 di difficoltà. Ah, ci sta pure lei, le gare sprint. Ma facciamo un tentativo unico di qualifica, una gara così al volo. Quindi, ragazzi, iscrivetevi a tutti i miei canali. Come al solito, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte. Ecco, solita scena di intermezzo di sempre di Imola. Dove c'è già il gioco in offerta per tutte le piattaforme. C'è il canale Viola, dove torneremo in live domani. Faremo una carriera proprio con questo gioco. Faremo una carriera dedicata solo alle live. E una My Team la faremo tramite video. Raga, poi io faccio fatica a trovare differenze. Cioè, toh. Para sempre. Allora, raga, almeno hanno cambiato la grafica del volante e tutto. Andiamo a vedere. Beh, sì, ragazzi, c'è molta più trazione. Cioè, c'è molta più guidabilità, in parte di meno. Raga, è molto più stabile, parte molto meno. Fatemi provare a mettere la nostra inquadratura solita, questa qua. È un po' più figa questa inquadratura rispetto al solito. Beh, raga, sì, un po' è migliorato, dai, graficamente qualcosa è migliorato. E anche a livello di guidabilità. Allora, prima impressione, graficamente non male. Qualcosina è migliorato, ma ragazzi, stiamo là, eh. Non è sicuramente un gioco Concluse le next gen. qualifiche, Però
Rivediamo le prime tre posizioni attuali. Queste schermate più o meno sono sempre le stesse. La guidabilità con la trazione media sembra molto più stabile. Ora vediamo in gara che succede. Vediamo in gara cosa accadrà. Proveremo anche a levare il traction, male che va. Qua le scene sono uguali, vedi, questo è il problema. È sempre il solito gioco riciclato, vedete? Uguale, guarda, le stesse scene di intermezzo. Cioè, in un anno non potevano rifare una scena del genere iniziale, ragazzi. Cioè, questo mi fa incazzare a me. Guarda qua. Guarda qua. Stessa immagine dell'anno scorso, uguale, pari pari. Boh, non lo so, raga, non lo so. Questo mi fa arrabbiare a me, eh. Uguale. Uguale, a sempre. Come si fa? Innesta la frizione e aspetta la partenza. Fai salire i giri e scalda il motore. Oh, la partenza molto migliorata, vedete? Non era facile prima partire bene, adesso qua si parte molto meglio. Io poi c'ho tutti i pulsanti sballati. Beh, ragazzi, allora, graficamente è cambiato poco, ma è più carino. Nulla di trascendentale, sono certo. Adesso proveremo la versione PS4 e Series S, staremo comunque là. È cambiato che c'hai molta più trazione. Quando prima, vedete, qua c'è una massa curva, se acceleravi ti giravi. Adesso la macchina ha molto più grip e anche in partenza abbiamo visto va molto meglio. Qua un po' si gira lo stesso, però sonoro è buono come sempre. A vedere se riusciamo a superare. Attiviamo la modalità sorpasso e può mettere la nona io. C'è sempre il bug dei LED. Forse un po' più incazzosi gli avversari, come avete visto, si è opposto in tutti i modi. Magustan, passo a passo. Ragazzi, è molto sì, cioè la grafica è simile. Cambiano i dettagli della vettura, vedendola così si vede un po' meglio. Comunque rimane una grafica molto simile agli anni scorsi, le inquadrature sono quelle, le piste sono uguali. La giocabilità è stata resa più abbordabile per tutti, perché l'anno scorso veramente hanno fatto dei disastri. Proviamo qua. Poi chiaramente l'intelligenza artificiale la dobbiamo valutare nei prossimi giorni. Bello, che sorpasso. Il Magnus si è fermato proprio, guarda là. Questa è soltanto una prima prova proprio volante per capire un po' com'è. C'è il bug dei LED qua che non si accendono tutti quanti. Ah, rompere i coglioni. Andiamo a vedere un attimo se levo il traction, perché ragazzi c'è molta più trazione rispetto all'anno scorso, ma l'avevano detto che avrebbero fatto un gioco del genere. Perché si erano lamentati tutti. Allora, che cambia? Per uno come me che non ama la macchina troppo scivolosa, sicuramente questa nuova giocabilità è molto migliore del 2022. Allora, in generale, ragazzi, parliamoci chiaramente, è meglio del 2022, ma non è che ci vuole... vediamo pure i danni. Che danno ho fatto? Come si fa a usare il flashback? In generale, la resa è migliore. Allora, qua mo devo essere molto cauto con l'acceleratore.
Io sono certo che su PS4 o su Xbox Series S giocheremo la stessissima grafica, questo mi spiace. Avrei voluto finalmente vedere un po' di stacco con la old gen. Allora ragazzi, si gioca tranquillamente anche senza traction. Ecco qua, io sto giocando senza traction. Intelligenza artificiale, sembra un po' più arzilla del solito, ma secondo me alla fine poi sarà sempre la stessa storia. Le scie sembrano un po' meglio rispetto all'anno scorso, dove erano assolutamente inesistenti. I cordoli pare che si possano prendere un po' meglio. Come vedete, io sto giocando senza traction, che l'anno scorso era impossibile per me. Invece quest'anno si può giocare. Come vedete, si può giocare tranquillamente senza traction. Basta capire le marce quando le dovete mettere. Solito bug delle gomme che c'hanno i puntini là neri, strani. Forse è un po' più intelligente anche l'intelligenza artificiale. Avete visto, Piassi, che non c'è chiuso? Sì, ma abbiamo messo intelligenza artificiale altissima. Però penso che quest'anno si potrà giocare finalmente a intelligenze artificiali più alte, quando l'anno scorso praticamente eravamo rimasti ancorati tutti molto sotto il nostro standard. Voi avete visto che io Formula 1 19 lo giocavo tranquillamente a 100 e passa di difficoltà. Io Formula 1 2022 più di 80 non sono riuscito a giocare. Qua secondo me si può ricominciare a giocare anche a livelli di difficoltà impegnativi, tipo, che ne so, 95, 100. Penso sia la portata un po' di tutti quelli che si allenano un minimo. Si può giocare tranquillamente senza traction, come state vedendo. Basta non esagerare col pedale del gas in uscita da alcune curve. Il force feedback è buono, non ho regolato nulla io, eh. Poi faremo il setup per i volanti, poi faremo tutto, ragazzi, pure per l'Ori Apex, eh. Di base sì, si percepisce che è cambiato un po' il gioco. Però non è questa rivoluzione minimamente che ci si può aspettare. Uno che si aspetta la rivoluzione rimarrà molto deluso. È più semplice da giocare, l'avevano detto che l'avrebbero reso più arcade. È più arcade. Ragazzi, è più arcade, è un gioco molto più arcade rispetto a prima. 2022 era un gioco dove se non avevi un po' di cognizione di quello che facevi non lo potevi giocare. Questo è un titolo molto più abbordabile per il pad, per il volante. Io vi dico, con il traction a zero, che è un qualcosa che noi non mettiamo mai perché è complicato, siamo riusciti. Vedete pure qua, stesse scene di intermezzo. Sì, forse questa l'hanno cagnata, una scena in più ci hanno aggiunto. Secondo te, Davide? Vedete, sempre le stesse cose. Questo è che mi fa rabbia. Il riciclare queste scene, che ci vuole? In un anno non riesce a fare una scena del genere, ragazzi. Ecco, guarda qua, uguale. Uguale all'anno scorso. Uguale all'anno scorso, ragazzi. Para par. Comunque, io volevo mettere un attimo la modalità replay pure per vedere la grafica da fuori com'è. Il miglior pilota della giornata. Vedo se ci sono delle differenze. No, sembra uguale. Allora ragazzi, primissima prova così proprio a caldo per capire le differenze. Cambia poco in ogni ambito, ma non è una rivoluzione. Quindi vi ripeterò sempre, voi mi direte ora, vale la pena comprarlo? No, se non siete proprio degli sfegatati della Formula 1. Se siete gente che ci gioca, ci giochicchia, gli piace il gioco, ma non sono patiti al 1000%, lasciate perdere. Aspettate che cala di prezzo, già è sceso di 10 euro su Amazon, quindi se aspettate un mesetto o due lo trovate a 50 euro, lo buttano dietro.
Se siete sfegatati, prendetelo, perché tanto alla fin fine, ragazzi, è l'unico gioco disponibile di Formula 1, è migliorato. Certamente, se siete amanti della simulazione, già vi dico, lasciate perdere, perché... cioè, lasciate perdere, sarete delusi. Perché la macchina ha il triplo del grip dell'anno scorso. L'anno scorso non si riusciva minimamente a guidare la vettura. Quest'anno si guida da Dio. Cioè, c'è sempre grip, anche se levate il traction, lo mettete a zero, è facilissimo guidare. Quindi sarà anche facile giocare, andare forte un po' per tutti. Secondo me col pad sarà facilissimo giocarcelo, proveremo anche col pad. Di base, raga, un gioco ancora più arcade degli anni prima. Buono che comunque i cordoli si possono prendere meglio, le scie sembrano funzionare, anche l'intelligenza artificiale mi sembra un pizzico migliorata. Quindi, un miglioramento c'è stato. Non è un miglioramento tale da dire lo compro a 80, 90, 100 euro. Secondo me. Io adesso proverò anche le versioni PS4, Xbox Series S. In modo da farvi un recappone totale poi di tutte le versioni. Vedete qua come mi ha chiuso Hulkenberg. È stata buona la giocata dell'intelligenza artificiale. Però vedete, graficamente, ragazzi, io sono certo, mettiamo la versione PS4 uguale a questa, non cambia nulla. Su PS5 ci si aspetta molto di più dalla grafica. Però, amen, questo è il gioco. Pure i giochi di luce qua, guardate le carrozzerie, ragazzi, non hanno minimamente riflessi. Cioè, almeno quello l'avrebbero dovuto implementare. Ed invece, purtroppo, siamo ancora qua. Comunque, raga, prima prova, dai, mi aspettavo di peggio, eh. Mi aspettavo di peggio. Proveremo anche il breaking point, inizieremo la carriera. Farò 3 pregi e 3 difetti domani. E vi dirò poi tutto. Ciao, aglio.